due ospiti, due relatori che devono andare via. Prima interviene Agnese Catini, che è la, in rappresentanza della sindaca Raggi. Con te, grazie Agnese. Qui vi porto i saluti della sindaca e è per me un okay, grazie. E per noi questa vicenda di Alitalia è molto importante e manteniamo sempre alta l'attenzione su questa vicenda, diciamo, che porta sempre degli spunti nuovi. Ascoltando l'oratore che mi ha preceduto, sono quasi inorridita dalle cose che diceva, alcune le conoscevo e altre gliel'ho sentita dire da nuove, di nuovo adesso. E Alitalia è una compagnia meravigliosa, meravigliosa perché è una compagnia resiliente, ce l'hanno messa tutta per distruggerla, ma ha tirato fuori gli anticorpi ed è riuscita ad arrivare fino ad oggi semplicemente grazie non solo alla dignità, ma alla passione e alla professionalità dei suoi lavoratori. Solamente grazie a questo è riuscita ad arrivare fino ad oggi indenne, e logicamente non di tutti i lavoratori, perché certi di lavoratori purtroppo nel percorso se li è persi, e questa cosa noi vogliamo che non succeda più. Quando accadono queste cose, in questo caso si parla dell'Italia, ma anche per tante altre situazioni, bisognerebbe domandarsi a chi conviene, a chi conviene, perché quando ci sono decenni e decenni di politiche scellerate su un argomento e si tenta in tutti i modi di arrivare ad un risultato, bisogna chiedersi questo risultato che si vuole conseguire a chi porta giovamento. Ecco, facendosi queste domande, che sono un po' alla base anche del... Io sono un'appassionata di gialli, ma dei gialli, se tu cerchi a chi conviene, tu trovi l'assassino. E quindi è molto probabile che, cercando di capire a chi convengano questi disastri, si trovi la motivazione. Trovando la motivazione si trova sicuramente il colpevole. Ma noi non siamo qui per trovare il colpevole, noi siamo qui per un altro motivo, ma non perché quello che è stato e non ci interessa. Perché io sono dell'idea che il tempo è galantuomo e alla fine le cose, i nodi verranno tutti a pettine, tutti, perché ci sono persone che hanno pagato pesantemente nella loro vita questi giochetti politici che sono stati fatti su questa compagnia di bandiera. E invece ci sono persone che se ne sono andate chiudendo la porta e portandosi via le valigie piene di soldi dei loro compensi. E questa cosa io la ritengo veramente brutta. Noi manteniamo alta l'attenzione su quello che succederà in Alitalia, perché per noi è fondamentale questa compagnia, e innanzitutto perché i lavoratori, logicamente come il Comune di Roma, molti dei lavoratori sono romani, altri sono del Comune di Fiumicino, infatti in questa battaglia siamo uniti come comuni, ma soprattutto perché noi puntiamo anche su Alitalia per rilanciare il turismo, per l'immagine di Roma nel mondo. È un qualcosa che nel passato era un accomunamento ideale. Roma, Italia, aerei, Fiumicino, all'Italia. L'Italia era il nostro vanto nel mondo. E nel mondo eravamo famosi per l'Italia, era riconosciuta la qualità che tuttora è rimasta intatta, sempre grazie solamente ai lavoratori. Allora noi non è che come amministrazione locale abbiamo dei poteri su queste cose. Quello che io mi sento di dire, quello che noi abbiamo intenzione di fare, è che noi ci impegniamo fin da ora a sollecitare in tutti i modi il futuro governo, qualunque governo sarà, se si riuscirà a farlo adesso, se bisognerà attendere ancora un po' di andare alle elezioni, e ce ne sarà comunque uno, di qualunque colore sia, noi ci impegniamo ad andare a sollecitare il governo per trovare
delle soluzioni per un rilancio dell'Italia, ma un rilancio serio, un rilancio che parta non dalla penalizzazione dei lavoratori, ma dalla valorizzazione dei lavoratori e che li tuteli, perché questo è il modo migliore per affrontare questa situazione. Fino adesso le soluzioni che si sono trovate, lasciatemelo dire, sono state nel corso dei decenni una peggio dell'altra, e sembra quasi di sentire quella barzelletta dove dicono alla fine per ucciderlo abbiamo dovuto sparargli. Io non vorrei che si finisse in questo modo, perché è un patrimonio italiano che noi assolutamente non dobbiamo disperdere, quello del traffico aereo, perché esternalizzare tutto, abbiate pietà, è una risposta non adatta a chi vuole essere competitivo e fornire dei servizi di qualità. E puntare sul lavoratore. Noi come movimento, anche in altre situazioni in cui abbiamo già collaborato con gli organizzatori di questo convegno, che ringrazio per la giornata odierna, abbiamo già individuato delle soluzioni, delle possibili soluzioni per rilanciare l'Italia, come per esempio creare una normativa adatta a livello nazionale per le compagnie low cost, o come puntare sul lending e farlo ritornare internalizzato. Quindi le soluzioni volendo ci sono. Quello che noi chiederemo al governo è che ci sia la volontà di rilanciare l'Italia. E qui io vi devo assolutamente salutare, perché purtroppo ho il consiglio e i miei colleghi stanno veramente già votando e abbiamo altrimenti delle difficoltà. Quindi io vi ringrazio nuovamente gli organizzatori.